Amici di Atti Sport 24, bentornati. Nuova puntata di 2 metri la palla a nuoto vista da vicino. Ci avviciniamo a velocità supersonica al prossimo turno infrasettimanale del campionato di Serie 1 maschile. Andiamo oggi ad occuparci delle vicende della The Hacker Bologna e per farlo è venuto a trovarci il gigantesco portiere della compagine bolognese. Lo ritroviamo, sia pur con una calottina diversa, nella nostra rubrica. Do il bentornato a Massimiliano Cicali. È un piacere riaverti nostro ospite. Ciao Andrea, grazie dell'invito, il piacere è tutto mio. E allora, iniziamo la nostra chiacchierata da quella che è stata l'ultima uscita ufficiale della vostra squadra. Nella prima giornata del girone di ritorno, match disputato alla Carmellongola, The Hacker Bologna perde 14-9 contro la Viper Arenante Savona, formazione che era reduce dalla vittoria nell'andata dei quarti di Eurocup 8-5 in casa dei francesi del Tourcoing. Quali indicazioni vi ha dato questo incontro? Allora, sicuramente sapevamo che loro sono una squadra, diciamo, più preparata di noi. Si vede dal fatto appunto che sono a fase finale, comunque semifinale della Coppa Arena. La squadra è molto preparata, comunque secondo me abbiamo risposto bene. Poi una partita non troppo veritiera, e lo dimostra il fatto appunto che c'è stata addirittura l'espulsione degli allenatori, che è una cosa che non si vede tutti i giorni, diciamo. Comunque, secondo me abbiamo retto bene contro una squadra, diciamo, molto più che attrezzata. Certo, sicuramente anche se il tempo a disposizione è esiguo, visto che si rigioca già domani, avrete effettuato lavoro di analisi insieme a Federico Mistrangelo. Quali sono le valutazioni emerse dopo aver rivisto il match? Sicuramente, davvero. È stato visto che dobbiamo stare più attenti in difesa, che regaliamo magari noi personalmente facciamo troppi regali in difesa ed è una cosa che non ci possiamo permettere, soprattutto in queste partite che ormai sono scontri diretti. Come Certo. vista anche l'andata con loro abbiamo pareggiato, più che altro per i nostri errori bisogna limare quegli errori che non ci possiamo più permettere. Anche perché per diciamo la lotta salvezza, poi ci sono successi che non valgono solamente 3 punti, va, la metto così. Esatto, indubbiamente, perché ormai siamo arrivati a un punto dove vittorie contro gli scontri diretti sicuramente vai a togliere punti a loro e prenderli te, quindi valgono molto più di 3 punti. Certo, e l'obiettivo prioritario è la salvezza, ma se andiamo a valutare l'estremo equilibrio che c'è nella seconda parte della classifica, in che misura credete alla possibilità di agganciare quell'ottavo posto che dà poi l'accesso alle semifinali per contendersi il posto in Eurocup? Allora, io sono una persona anche molto scaramantica, quindi non mi sbilancerò, però ti dico che secondo me possiamo avere i mezzi per farlo, serve la testa e come ho detto prima serve soprattutto organizzazione, perché siamo ormai a un punto in cui non ti puoi permettere di quelle che possono essere piccolezze non sono più piccolezze ormai, se vuoi arrivare a un certo livello, a un certo punto. Certo, anche perché la crescita passa anche quando c'è la sconfitta dal saper assimilare gli errori commessi, correggerli e soprattutto dalla cura quasi maniacale dei dettagli, no? Esatto, esattamente. Poi anche il fatto che noi magari abbiamo fatto un girone d'andata con tutti gli scontri diretti in casa, a parte Bogliasco, se non sbaglio, sì, a parte Bogliasco, tutti gli altri scontri diretti non li abbiamo fatti in casa. Ora abbiamo un girone di ritorno che, tra virgolette, sarà un inferno da questo punto di vista, perché dovremo andarci già a tutto fuori casa. Certo, e il prossimo match vi vede impegnati in trasferta contro la Lazio Waterpolis. Che partita ci possiamo immaginare? Sicuramente non sarà una partita che si risolverà il primo o il secondo tempo, secondo me, sarà una partita che verrà vinta all'ultimo tempo, verrà giocata fino in fondo e servirà testa e tranquillità. Noi sappiamo che loro sono una squadra ben organizzata, l'abbiamo già affrontata quest'anno sia in Coppa Italia sia appunto alla seconda di campionato, partite tra virgolette non veritiere, in quanto appunto la Coppa Italia, cioè le squadre sono in preparazione, la seconda di campionato, comunque alcune squadre si devono ancora assestare. Vedremo
appunto domani come andrà, però penso che entrambe le squadre vogliono uscire con i 3 punti. Dove credi che si potrà decidere questo incontro? Come la vedo, secondo me indubbiamente in difesa. In difesa, chi avrà la difesa più solida, bisognerà appunto stare attenti, può essere un gol dal centro, un gol dal palo, un uomo in meno. In difesa è lì che si vinca le partite. Certo. Che peso potrebbe assumere nel vostro torneo tornare a casa con i 3 punti? E la metto anche da un punto di vista psicologico, riuscire a conquistare il successo lontano dal vostro impianto e sfatare anche il tabù trasferta. Soprattutto per il secondo punto, che sfatare il tabù trasferta non sarebbe malvagio, in quanto noi ancora fuori casa siamo a secco, nonostante belle prestazioni, ma lasciano il tempo che trovano. Compenso, andare a vincere domani a livello di classifica sarebbe bello, siccome domani c'è un altro scontro diretto che noi ci interessa, sarebbe quello della Roma. Quindi Anche se la sarebbe. partita della Roma è rinviata all'11 marzo, Ah, perfetto, mi ero perso un pezzo. eh? Ok, allora intanto comunque guardiamo a noi interesserebbe, giusto, cioè sicuramente ci farebbe comodo perché allontaneresti loro a questo punto di misura, diciamo. Certo. Io chiudo la nostra chiacchierata con un'ultima battuta. Sei arrivato a Bologna nella scorsa estate. Qual è stato il tuo impatto con la massima serie? Sicuramente era una sfida anche per me stesso tornare a giocare in massima serie e l'impatto è stato, ti dico, positivo, positivo anche per la squadra che ho trovato. Mi sono trovato bene, non mi è mancato nulla e tuttora mi sto trovando molto bene. Va bene, siamo così al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Massimiliano Cicali per essere intervenuto e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Massimiliano, grazie. Grazie Andrea, ciao a tutti.